Credo che sia un miracolo ritrovarci qua questa sera. Possiamo dire praticamente la prima volta in 2 anni. E poi, al di là del fatto che si sia in un tempio, credo che questo sia comunque una benedizione di cui dobbiamo essere riconoscenti. Siamo molto contenti di vedere parecchie persone, un po' perché tante persone hanno paura a stare in gruppo, un po' perché ci vuole il Green Pass, ormai non se ne può fare a meno, e io dico per fortuna. Però questa sera vogliamo vivere un momento di serenità, di gioia, ovviamente di musica. E il grande piacere che abbiamo è quello di avere con noi, dopo 2 anni, ma erano tanti anni che lo avevamo con noi, il maestro Gabriele Giunchi, che stasera con l'organo e l'arpa celtica che vedete sopra di voi ci allieterà con della musica straordinaria come sempre, e la corale cercherà di dare il suo piccolo contributo. Qualcuno purtroppo non è presente stasera, io per lei, e così faremo. Sarò velocissimo. Allora, il concerto di questa sera, al di là di essere di nuovo un'occasione per essere di fianco l'uno all'altra, ascoltare della meravigliosa musica, soprattutto quella che ci presenterà Gabriele, è anche l'occasione per, alla fine del concerto, noi, questi sono i concerti in cui si entra senza chiedere né pagare nulla, ma quando si esce sarebbe preferibile che qualcuno, secondo le sue disponibilità, qualcosa lasciasse. Per che cosa lo deve lasciare? Per chiamiamolo restauro, la ridecorazione del campanile. Allora, ieri sera ero in consiglio comunale e ho invitato i consiglieri comunali, se ne avessero avuto l'occasione, la voglia, di venire a questo concerto e di far venire le persone, non perché questo campanile sia della Chiesa Valdese. Questo campanile è sulla Chiesa Valdese perché la storia l'ha messo lì, ma questo campanile è il campanile del comune di San Germano ed è un simbolo. Non direi nella politica, io mi sto rendendo conto vedendo i colleghi del Pinerolese, quando si devono prendere delle decisioni comuni, normalmente il campanile ha un'accezione negativa, cioè invece di dire facciamo un ragionamento tutti insieme che serva a tutto il territorio, vengono fuori i campanilismi. Ora invece questo è proprio il contrario, questa struttura è il simbolo di San Germano, si vede da tutta San Germano, ci batte il tempo e si sente in tutto il paese, a volte ci dà il segno di darci delle brutte notizie, oggi si usa un po' meno, ma se c'è un incendio, quando c'era un incendio, una scossa di terremoto, il campanile veniva fatto suonare, e purtroppo quando ci lasciano delle persone, che siano più avanti con gli anni, meno avanti, addirittura più giovani, il campanile ci dice stiamo accompagnando lei o lui. Quindi la raccolta, che spero sia copiosa stasera, non è fatta per il campanile di una chiesa, ma è fatta per il campanile di un territorio. Io non aggiungo altro, spero che la musica che sentirete vi sarà gradita, e viceversa lascerei la parola al pastore, perché se stasera noi siamo molto contenti, però portiamo un peso sul cuore, e ora
il pastore vi spiegherà perché. Grazie a tutti, buon ascolto e a più avanti. Sì, volevo dire, noi oggi siamo qui a far musica e probabilmente molti di voi già lo sanno, il giorno di Natale è mancata Raffaella Azzario, che era una violinista molto molto in gamba, una vera artista del violino, un membro delle nostre chiese che ha lavorato e si è spesa in tutti questi anni per la musica all'interno di varie chiese, è stata anche, ha diretto la corale di Pinerolo, adesso dirigeva il coretto del collegio e in qualche modo è caduta sul campo col suo violino in mano perché ha avuto un'emorragia cerebrale che l'ha colpita mentre stava facendo le prove per un concerto che avrebbe dovuto fare a Lucerna. Questo il 23, hanno subito detto che la situazione era irrecuperabile ed è mancata a Natale, il giorno di Natale, il 25, 51 anni. Oggi c'è stato il funerale a Pinerolo, all'aperto nel giardino davanti alla chiesa, tanta gente, tanta fraternità. Uso un'espressione che non è forse adatta a un funerale, ma che sento di dover dire perché mi è venuta dal cuore. È stato un bel momento, un momento di abbraccio alla famiglia, un momento di ricordo, un momento di vita, perché quello che è emerso, che del resto già sapevamo, è che Raffaella ha vissuto la sua vita, direi, al 110%. Emanava vitalità. Io proprio oggi ho letto, adesso pochi momenti fa, una cosa che mi ha colpito. Lei ha lasciato i suoi organi e 7 persone vivono o hanno una speranza di una vita diversa e migliore grazie ai suoi organi. E credo che questa è la cosa migliore per descrivere chi era Raffaella Azzario. Ha dato vita, ha dato gioia, ha dato arte, ha donato musica a questa realtà meravigliosa. E io non voglio prolungarmi, anche perché siamo, lo sapete, in un periodo molto particolare e noi vorremmo riuscire anche a contenere nei limiti del possibile i tempi di questo concerto, perché voi sapete non è proprio il caso di rimanere a lungo in una stessa sala chiusa per molto tempo, quindi vorremmo riuscire a tenere tutto entro un'ora e un quarto, un'ora e venti al massimo. E allora io mi limito, così, per ricordare Raffaella, a leggere le 2 righe che ho buttato giù su richiesta del Concistoro a nome anche della comunità e che ho lasciato poi lì durante il funerale, sapete, si mettono i biglietti, c'è un vassoio apposito ed è questo allora il nostro messaggio di San Germano, la nostra vicinanza a suo marito, ai suoi figli, a sua mamma, che tra l'altro è di San Germano, Giorgina, e vi leggo allora queste righe. Carissimi, Lutero diceva che la musica è un regalo e un dono di Dio, che caccia via il male e rende felici le persone. Raffaella ha ricevuto questo dono, questo talento, e con il suo violino, la sua competenza, il suo sorriso, la sua disponibilità, ha saputo a sua volta regalare a tanti e a tante consolazione e gioia. Noi della Chiesa di San Germano ricordiamo con riconoscenza quando accettò con una bella spontaneità di suonare in un concerto organizzato in occasione della revisione del nostro organo. Lo fece con una grande gioia, non volle nulla, con una grandissima disponibilità e fu davvero un bel momento per tutti.
E poi rivolgendoci ancora ai suoi cari, vi siamo vicini nel vostro grande dolore per la sua improvvisa e prematura scomparsa e vi siamo vicini anche nella vostra fede. Adesso Raffaella riposa nel suo Dio in cui ha creduto e che ha amato e servito con la sua arte. Se è vero quel che è scritto nel libro dell'Apocalisse, che ciascuno di noi si presenterà al Signore seguito dalle sue opere, la possiamo pensare davanti a Lui con nelle braccia quel suo violino con il quale ha dato gioia a tanti. E proprio per la gioia che ha saputo donare, Egli, il Signore, la accoglierà, e anzi l'ha già accolta, questa è la nostra fede, nella sua gioia che non avrà mai fine. Sarà un lungo, interminabile, meraviglioso concerto. Un caro fraterno abbraccio, il Concistorio e la Comunità della Chiesa Valdese di San Germano Chisone.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
quella della nostra gente, se in neve, aria, crociata del Signore potente, orera montagna. Si fanno i ringraziamenti. Beh, evidentemente il primo, e glielo abbiamo tributato in ogni modo, va a Gabriele. Non ho pensato di dirlo prima perché molti di noi ormai lo conoscono. Lui arriva da Bologna. Tra l'altro ringraziamo anche suo padre Mauro e Josef, che sono i suoi accompagnatori ovunque, hanno fatto delle avventure incredibili in questi anni. Josef è laggiù. Lui, dicevo, è venuto da Bologna, ma credo che da quando ha fatto le prove oggi
questo andare avanti e indietro va fatto più o meno la stessa strada che c'è da San Germano a Bologna, e l'ha fatto sul nostro territorio. Grazie a tutte e a tutti, spero che sia piaciuto. Soprattutto Gabriele ci ha portato dal 1300 circa ai giorni nostri, avete riconosciuto alcuni brani, e siccome questi brani sono così belli, per chi volesse, spero tante e tanti di noi, all'uscita, oltre a lasciare la nostra riconoscenza per la ristrutturazione del campanile, si possono acquistare i CD che lui ha inciso. Mi ha detto di dire il costo è veramente popolare, perché sono 10 euro, minimo 10 euro, però credo che potrebbe essere una cosa che ci potremmo portare a casa. Poi il ringraziamento va ovviamente al Concistoro, che ha, come dire, insistito in questo periodo difficilissimo perché questo concerto si facesse. Gabriele ne ha fatto uno già lunedì sera a Villarpellice, quindi da domani sei libero. Ma credo che stia già pensando al prossimo anno, sono sicuro che stia già pensando al prossimo anno. E grazie anche a chi ha reso possibile le immagini, perché avete visto, suona con tutti gli arti che Nostro Signore gli ha donato contemporaneamente, piedi, mani, due, tre tastiere. E quindi grazie a Ivano, a Luiselle, a Stefania, che hanno fatto la parte, diciamo, scenografica. Lui dice che è uno che suona coi piedi, magari. Credo che oltre a questo, all'organo sia anche diplomato e suoni con il clavicembalo. Secondo me nel giro di qualche anno farai anche la fisarmonica, forse la chitarra, la tromba, vediamo. Comunque lui ogni anno ci sorprende. Niente, grazie a tutti e a tutti voi. Ci avviciniamo non solo alla fine della serata, ma alla fine dell'anno. Quindi io auguro, a nome della corale, a nome del paese se volete, un buon cambio d'anno, anzi io direi la fine di un biennio. Questa fine non è ancora così vicina, ma ce la dobbiamo augurare, siamo credenti e chi non lo è se lo augura lo stesso. Noi dobbiamo veramente avere speranze di uscire non solo da quest'anno, ma da questo biennio, perché ormai noi ragioniamo da 2 anni per un biennio. Tanta salute a tutti, o guarigione a chi in questo momento ha dei passaggi di nuovo attraverso questa maledetta porcheria della pandemia. Basta, buona serata, buona fine anno e speriamo alla prossima volta. Noi ci abbiamo provato e a presto, grazie.